Buongiorno da Financial Trend Analysis. Guardiamo insieme i tratti salienti per la seduta del mercoledì 20 marzo. I mercati, tutto sommato, non hanno aperto male questa mattina, nonostante la decisione del Parlamento di Cipro di non procedere al prelievo forzoso sui conti correnti. C'era il timore di un calo significativo in apertura, invece, tutto sommato, le borse stanno cercando di reagire. Anche l'euro-dollaro, significativo termometro in questo momento della temperatura della crisi, è risalito fino a 1,2890 circa, dopo aver toccato dei minimi nella seduta di ieri fino a 1,2830. Quindi diciamo che c'è effettivamente un tentativo di mettere un po' di pace sui mercati dopo le tensioni degli ultimi giorni. Cercheremo oggi di guardare con maggiore attenzione l'andamento del FTSE MIB e dei titoli media su Unicredito che da un punto di vista grafico sono abbastanza interessanti. Mercati poco attenti ai dati macro per quello che riguarda la seduta odierna. Abbiamo avuto i prezzi alla produzione di febbraio in Germania e soprattutto nella serata di oggi, ai mercati italiani chiusi, ci sarà la conferenza stampa di Bernanke successiva alla decisione sui tassi di interesse americani che il mercato si attende invariati. Per quello che riguarda i sistemi di trading automatico, in questa tabella vediamo quelle che sono le migliori opportunità di investimento al momento. I titoli, diciamo, più interessanti sono, oltre a Luxottica, che può contare su un trend di medio termine positivo sicuramente interessante, anche Prysmian e Amplifon. Quindi, in base a quelli che sono i livelli tecnici evidenziati in tabella, si possono ipotizzare delle strategie di trading su questi strumenti. Per quello che riguarda invece lo studio dei grafici, assistiamo questa mattina al rimbalzo del FTSE MIB che si è riportato in area 15.765 con un rialzo dello 0,6%, un rimbalzo che per il momento non cambia quelle che sono le implicazioni, diciamo, negative che si sono ricavate negli ultimi giorni. Se andiamo a guardare l'andamento della media mobile a 100 sedute, infatti, ci accorgiamo che ha ancora una resistenza significativa intorno ai 16.350 punti. E eventuali rimbalzi dovranno quindi superare questo ostacolo, che più o meno coincide anche con la linea di tendenza che scende dai massimi di febbraio, per inviare un segnale decisivo di ripresa. Una prima resistenza nel breve si colloca a 15.900 punti circa. Se dovessimo assistere al ritorno al di sotto di quelli che sono stati i minimi nelle ultime due sedute, in area 15, 5,90, 15,6, ci sarebbe ovviamente un peggioramento del quadro, con primo target sui minimi di inizio mese a 15.400 punti circa. Dicevamo del quadro grafico di Mediaset Unicredito, che è effettivamente interessante. Mediaset questa mattina mette a segno un rialzo superiore al 4% e si riporta di sopra di area 1,60, quindi supera il massimo del 12 di marzo, che era stato toccato 1,60,60, segnalando l'intenzione di voler correggere la discesa che si è vista dai massimi di gennaio a 1,91 euro. Da notare che le quotazioni hanno sfruttato per quasi tutto il mese di marzo la media mobile a 200 giorni come supporto e quindi la reazione che è in atto oggi basa su un sostegno interessante. Per quello che riguarda gli obiettivi di questa fase di ripresa, i ritracciamenti di Fibonacci ci permettono di individuarne un primo a 1,73 euro circa e uno successivo a 1,81 euro, 50% di ritracciamento che se raggiunto si dimostrerà un livello cardine sul quale cercare di capire qual è l'effettivo atteggiamento del mercato nei confronti del titolo. La rottura di area 1,81 infatti potrebbe significare che questa fase di rimbalzo non è solo un movimento correttivo, ma un vero e proprio tentativo di riprendere il trend rialzista che abbiamo visto dai minimi dello scorso novembre. Tentativo di rimbalzo questa mattina anche per Unicredit, che ieri è stato pesantemente colpito sia dalle notizie che riguardano le necessità di ricapitalizzazione delle banche europee, sia dalla tensione legata all'evoluzione della situazione a Cipro. I prezzi sono scesi ieri al di sotto del 50% di ritracciamento del rialzo dei minimi di luglio e in questo momento stanno ritestando questo livello che è posto poco al di sopra dei 3,50 euro. Il fatto che la reazione abbia diciamo, sfruttato la media mobile a 200 sedute che transita a 3,47 euro circa per
Svilupparsi è ovviamente un elemento positivo, però prima di tornare a guardare con effettiva fiducia sullo sviluppo futuro del titolo, sarà necessario il superamento almeno di area 3,65. In quel caso potremmo ipotizzare un ritorno a testare dal basso la media mobile a 100 giorni che passa a 3,90 euro circa. Se dovessimo invece violare la media a 200 sedute, che abbiamo detto transita a 3,45-3,46, vi sarebbero conferme della negatività delle ultime sedute e un elevato rischio di movimenti fino a 3,25 euro circa. Vi ringraziamo per l'attenzione e auguriamo buon trading a tutti.